Ciao a tutti e bentornati su Sai Che È Web TV. Oggi mi trovo nello studio di Sai Che È Web TV insieme alla meravigliosa Arianna Luisi. E cosa c'entra tutto questo? Arianna ha preparato per voi l'oroscopo semplice e chiaro per il 2021. Arianna, sai che ti aspetta un'avventura speciale? Certo, Valeria. E da vera esperta in materia, sarò proprio io a presentarvi l'oroscopo 2021. Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella vostra vita durante appunto questo 2021? Beh, un anticipo ve lo posso dare. Mettete da parte il Covid e invece mettete al primo posto i sentimenti, l'amore, le amicizie e tutto ciò che c'è di bello nella vostra vita. Ma certo che siamo curiosi! Commentate qui sotto con il vostro segno zodiacale e condividete questo video anche con i vostri amici e parenti e iscrivetevi finalmente al nostro canale per non perdere altri video. Ed ora, buona visione! Ben ritrovati con l'oroscopo 2021. Come ben sapete, i segni sono divisi in quattro elementi. Partiamo quindi con il fuoco. Ariete. Molte delle cose che farete nel corso dell'anno saranno completamente nuove, con tutte le sfide che ne deriveranno. All'inizio del 2021, Urano vi offrirà alcune nuove opportunità che accoglierete con gioia. Inoltre, in estate, ci sarà qualche piccolo problema che non avete notato a gennaio, quando avete accettato con entusiasmo la proposta. Ma la vita è così e voi supererete questa difficoltà come siete soliti fare, con quel mix di energia e spirito di iniziativa che vi contraddistingue. Anche nella vita privata sarà un anno in cui le cose si evolveranno con una nuova relazione o all'interno di quella già esistente, recuperando magari lo slancio perduto. Il 2021 sarà indubbiamente un anno produttivo in ambito lavorativo, ma non cercate di fare troppe cose insieme, concedetevi invece il tempo necessario. Potrete anche ritrovarvi ad affrontare qualche questione lasciata in sospeso lo scorso anno e questo rallenterà un po' i vostri progressi, quindi tenetene conto. In ambito finanziario, la fine dell'anno vi regalerà una rara opportunità, ma potrete anche dire di no. Sagittario. La congiunzione di Giove e Saturno, che avviene negli ultimi giorni del 2020, giungerà come un momento di liberazione. Finalmente avvertirete un profondo sollievo. L'attesa è finita, finalmente, e voi potrete ricominciare da capo. Giove non perderà altro tempo nel 2021 e si muoverà alla massima velocità. Di conseguenza, l'intero anno sarà caratterizzato da una sensazione di ottimismo e imprenditorialità, di cui sentivate molto la mancanza. Finalmente, avrete la sensazione di poter fare grandi cose. Anche la vita privata sarà ricca di meravigliose opportunità. Se siete alla ricerca di una storia importante, capace di far uscire il meglio di voi e che vi consenta di progettare il futuro accanto a una persona speciale, questo potrebbe essere l'anno giusto per voi. Compiere passi in avanti sul lavoro dovrebbe essere facile, ma siete sicuri di andare nella direzione giusta? Avete fatto la scelta giusta? In ottobre potrete avere qualche ripensamento. Se siete convinti di aver commesso un errore, l'eclissi di dicembre vi aiuterà a venire fuori e tutto andrà bene. In ambito finanziario, la fine dell'anno vi regalerà una rara opportunità, ma potrete anche dire di no. Leone. Preferireste essere felici
o avere successo? Ovviamente vi piacerebbe avere entrambe le cose, ma partendo dal presupposto che questo non è possibile, in che percentuale vorreste l'una o l'altra cosa? Quest'anno sarà incentrato proprio su questo dilemma: trovare un giusto equilibrio fra lavoro e vita privata. Apparentemente, per progredire in uno dei due ambiti, saranno necessari grossi sacrifici nell'altro e quindi è molto difficile decidere quale dei due è più importante. Le più grandi opportunità investiranno la vostra vita privata. La presenza di Saturno, quindi, aggiungerà un'insolita nota di serietà e anche responsabilità a tutto ciò che riguarda il vostro rapporto. Se avete una storia stabile e siete pronti quindi a prepararvi a lungo termine, questo potrebbe essere il momento giusto. Urano continua a offrirvi nuove opportunità di lavoro entusiasmanti, ma al tempo stesso impegnative. Le offerte saranno copiose, ma quella di inizio luglio potrebbe essere una di quelle in cui non puoi fare altro che chiudere gli occhi e sperare di aver fatto la scelta giusta. Per quanto riguarda le finanze, sarà un anno in cui bisognerà stare attenti. Le ingenti spese di marzo non saranno un investimento per il futuro, come continuate a ripetervi, ma piuttosto un atto di autoindulgenza. Passiamo adesso ai segni di terra. Capricorno. Per la maggior parte di quest'anno, Urano, lo spirito della rivoluzione, vi esorterà a liberarvi della vecchia mentalità. Può sembrare tutto molto allettante, ma sapete benissimo che non riuscireste mai a condurre una vita completamente destrutturata, senza un obiettivo preciso a cui puntare. Ma se non accettate di sperimentare qualcosa di nuovo adesso, quando mai lo farete? Anche il privato potrebbe svolgere un ruolo importante in questo riallineamento della vostra vita e dei vostri obiettivi, naturalmente. Una nuova storia in aprile cambierà entrambi e, anche se non dovesse funzionare, ne avete tratto alcune importanti lezioni. Sul lavoro è importante che vi stacchiate dal passato. Proverete la forte tentazione di puntare al nuovo senza lasciare andare quello che avete fatto prima, ma non sarà possibile. Forse le eclissi di quest'anno in giugno e in dicembre vi aiuteranno a compiere la scelta giusta. Dal punto di vista delle finanze, invece, sarà un anno molto buono e avete la prova che state andando nella giusta direzione. Vergine. Le pesanti lamentele dei pianeti sulla vostra carta stanno a indicare una sorta di crisi motivazionale. Per ottimizzare il vostro potenziale, forse avete bisogno di sradicarvi per trovare altrove uno spazio maggiore in cui crescere. Quest'anno i vostri rapporti personali saranno leggermente più tranquilli rispetto al 2020, ma non per questo meno piacevoli. Quest'anno sia Giove che Saturno si sono allontanati e quindi sarete liberi di decidere il ritmo che preferite, sentendovi decisamente meglio. Se non avete legami, Venere vi regalerà la classica storiella d'amore che si svilupperà durante il corso dell'intero anno. Se volete invece progredire sul lavoro, sarà necessario, come sempre,
fare la mossa giusta al momento giusto. Grazie a qualche spinta planetaria arriverete dove volete arrivare. Una volta raggiunto il livello successivo, tuttavia, sarete tentati di fermarvi un attimo per abituarvi al vostro ruolo, invece che tentare di salire due gradini alla volta. Buona la primavera per le vostre finanze, mentre l'autunno potrebbe portarvi qualche piccola preoccupazione. Ma non c'è nulla da temere, grazie alla vostra corta gestione tutto filerà liscio. Toro. La stabilità e la sicurezza sono valori essenziali per i nativi del Toro. Ma secondo Urano non potete rimanere sempre nello stesso posto, facendo sempre le stesse cose. Per una volta dovete essere coraggiosi, lanciarvi in qualcosa a voi sconosciuto, assumermi dei rischi o qualcosa del genere. Di conseguenza, il 2021 sarà il momento ideale per cominciare una nuova vita. Quest'anno la vostra vita privata sarà meravigliosa, fin dall'inizio, ma ad ottobre subentreranno alcuni dubbi. A questo punto dovete capire che cosa siete disposti ad accettare e cosa invece non è negoziabile. Con la fine dell'anno prenderete una grande decisione, per poi cambiare subito idea. Ovviamente vi occorrerà del tempo per riflettere ed è altamente probabile che la scelta definitiva non arriverà prima dell'inizio del 2022. Quanto al lavoro, invece, sarà un anno ricco di potenzialità, grazie al quale avrete una serie di opportunità davvero uniche, che non potrete sicuramente lasciarvi sfuggire. Afferratele quindi al volo, finché potete, perché per la fine dell'anno saranno svanite. In ambito finanziario sembra probabile una sorta di profonda riorganizzazione nei mesi di giugno e luglio, che servirà a rimpinguare il vostro conto in banca. Passiamo adesso ai segni d'aria. Gemelli. All'inizio del 2021 vi ritroverete a essere molto più cauti, prestando la massima attenzione a ogni singola mossa, verificando che sia ovviamente quella giusta. Dovrete quindi recuperare la vostra fiducia, imparando di nuovo a rischiare e a sorridere. Le eclissi di quest'anno innescheranno alcuni cambiamenti anche nella vostra vita privata. Potreste decidere che una relazione che pensavate potesse fungere da valido supporto nei momenti difficili vi stia di fatto limitando. Potreste quindi riuscire a liberarvi del peso delle aspettative o della vostra storia passata, ricreando qualcosa che risulti più leggero, brillante e divertente. In ambito lavorativo, i periodi migliori cadranno a febbraio e marzo, anche se quest'anno si tratterà per lo più di trovare una nuova direzione, piuttosto che pensare a un traguardo ambizioso, previsto invece per il prossimo anno. Le finanze avranno un andamento piuttosto variabile, ma alla fine dell'anno saranno insolitamente e inaspettatamente buone. Acquario. La presenza di Saturno nel vostro segno vi fa sentire in perfetta sintonia con voi stessi, consentendovi di fare quello che dovete fare, invece di limitarvi a seguire la massa. D'altro canto, gli Acquario sono famosi per anticonformismo e preferiscono seguire la propria strada, con uno spirito di indipendenza molto marcato. Nella vita privata, invece, non ci saranno particolari tensioni,
Quindi, che siate single, abbiate appena trovato qualcuno o state insieme da molto tempo, sarà questo il periodo in cui il vostro rapporto passerà alla fase successiva. Sul lavoro potrebbe essere uno dei vostri anni migliori di sempre. Giove è nel vostro segno per aiutarvi a lanciare nuovi progetti e per offrirvi un'energia pressoché illimitata, senza contare che alla fine dell'anno ci saranno chiari segni di successo, a rendere tutto ancora molto più interessante. Quanto alla situazione finanziaria, i periodi migliori cadranno a maggio e giugno, mentre ad agosto potrebbe subire un piccolo calo. Bilancia. Il 2021 sarà uno degli anni più belli che abbiate mai vissuto, perché Venere, il vostro pianeta dominante, si sposterà molto velocemente e senza ostacoli per quasi tutto l'anno. A rendere il 2021 ancora più speciale, ci sarà anche Giove, che potrà aiutarvi davvero a raggiungere il vostro successo, qualunque cosa voi facciate, regalandovi anche attimi di puro divertimento. Anche la vita sentimentale andrà a gonfie vele. Venere e Marte saranno insieme nel cuore dell'estate e quando ciò accade ci sono sempre ottime potenzialità per un nuovo amore. Quest'anno i progressi in ambito lavorativo dovrebbero essere facilitati dal supporto di Giove, pronto a dispensare il suo aiuto. Come spesso accade ai nativi della Bilancia, preferite sempre scegliere ruoli che prevedono regole ferree, invece di essere più creativi e imprenditoriali. Se pensate di avere un'idea che possa rivelarsi utile, provate a spingere e a venderla, e quindi a ricavarne qualcosa. Quanto invece alla situazione finanziaria, si prospetta un trend di crescita costante per tutto l'anno. Passiamo quindi all'ultimo degli elementi, acqua. Scorpione. È tipico dello scorpione agire in un certo modo quando la gente lo osserva e fare invece una cosa decisamente diversa quando nessuno lo vede. Ovviamente non c'è nulla di disonesto in tutto questo, è solo che ci sono aspetti della vita che considerate esclusivamente privati e quindi preferite mantenerli riservati. È proprio il divario fra pubblico e privato che sarà uno degli elementi cruciali del 2021. Nel corso di quest'anno, la vostra vita privata potrebbe essere relegata un po' in secondo piano, perché sarete troppo occupati su altri fronti. Ma ci saranno anche periodi più piacevoli, in cui sarete ottimisti per il futuro. Gli scorpioni single potrebbero ritrovarsi coinvolti in una storia sul luogo di lavoro, ma avrete il tempo per darle un seguito? Probabilmente sarete troppo occupati e interessati su altre cose. Con Marte così in alto nella vostra carta per un lungo periodo, i successi sul lavoro sono praticamente garantiti. Eppure, dopo aver compiuto così tanti sforzi per raggiungere il top, riuscirete a sorprendere chi vi circonda con il vostro desiderio di puntare più in alto verso i vostri progetti. Tantissime cose da fare e troppo poco tempo. In ambito finanziario, le eclissi di quest'anno vi offriranno il denaro che vi occorre per i vostri grandi progetti in cui siete coinvolti. Pesci. Nel 2021 ci saranno nuove opportunità
che non avreste mai immaginato. E per voi pesci è una situazione ideale, perché avete la capacità di trarre vantaggio anche dalla minima proposta. Quindi troverete esattamente quello che stavate cercando. Sarà anche un anno in cui potrete riposarvi e recuperare le energie in vista del 2022, che sarà decisamente un anno importante e segnerà l'inizio di una nuova fase della vostra vita. Nella vita privata, probabilmente non sarà questo il momento in cui deciderete di investire a livello sentimentale, iniziando una nuova storia, o perlomeno nulla di serio. Quest'anno le prospettive di lavoro saranno ottime. In maggio e in giugno Giove vi farà intravedere un futuro migliore, ma al tempo stesso un'eclissi nella parte superiore della vostra carta indicherà che probabilmente avrete ormai raggiunto il massimo della vostra attuale posizione. Quanto alle finanze, dovrebbe essere un anno che parte bene e migliora strada facendo. Che cosa potreste desiderare di più? Cancro. Quello che noterete maggiormente nell'anno che sta per iniziare è una maggiore libertà di cui potrete godere. Avrete quindi la libertà di decidere che cosa fare e la sensazione sarà fantastica. Anche la vostra vita privata trarrà beneficio da questa vostra ritrovata libertà. Se non siete riusciti a lasciar crescere e prosperare il vostro rapporto, ecco che quest'anno potreste liberarvi di tutti questi fardelli. Il vostro rapporto quindi potrà tornare a respirare, concedendo a entrambi lo spazio di cui avete bisogno. Per quanto riguarda i progressi in ambito lavorativo, quest'anno potreste puntare ad andare avanti senza troppi slanci. Avete trascorso troppo tempo nella vostra attuale posizione, dimostrando di saperci fare, ma forse vi siete stancati e per voi è giunto il momento di provare qualcosa di nuovo. Le finanze a breve termine potrebbero richiedere una certa cautela, mentre sul lungo termine le prospettive sono davvero ottime. Pianificate quindi con grande fiducia. Il mio regalo per voi è che tutti i vostri desideri si avverino. Con questo vi auguro buone feste!